Oggi ci divertiremo. Oh sì, se ci divertiremo. Infatti, ragazzi, ho preparato un deck totalmente a base 1000 degree knife, ossia appunto un coltello a 1000 gradi. Infatti abbiamo metà deck totalmente basato sul fuoco per riscaldare i coltelli delle nostre quattro truppe armate appunto di coltello. Ovviamente proveremo questo deck in live, ma prima mi tocca salutare alcuni di voi che hanno scritto hashtag unicorno nello scorso video. E in questo video, in un punto qualsiasi, dirò il prossimo hashtag per essere salutati in un prossimo video. Quindi, ciao! Seminik, ciao Matt647, non ha senso questo numero, ma va bene così. E ciao CrazyFlash28, che ha scritto oltretutto, oltre all'hashtag Unicorn, ha scritto anche Polpetto di Zia Carmela, quindi davvero sei un mito. Prima di iniziare il video, io vi consiglio caldamente di mettere like, altrimenti ci siamo capiti. Il primo avversario è Zrna03, che assaggerà la potenza della nostra lama infuocata. E buttiamo la spada suprema qui da dietro, proprio dalle retrovie, il nostro fantastico P.E.K.K.A. Vediamo il nostro avversario come riuscirà a contrastarlo. Se riuscirà a contrastare la nostra fantastica spada, ma alla fine, ragazzi, il nostro coltello regnerà supremo, io già lo so. Qualcuno mi può spiegare perché ha cambiato traiettoria? Non ha senso questa cosa, davvero non ha senso. Ok, surriscaldiamo la sua lama attraverso il mago, ragazzi. Il mago riuscirà davvero a distruggere la sua lama. E il P.E.K.K.A. arriva a dare quel fantastico colpo che ci porta qua quasi in vantaggio, oserei dire. Noi abbiamo la potenza del coltello dei 1000 gradi dalla nostra parte. Ok, un fantastico omino con coltellino è andato ad ammazzare da una parte. Va bene, ci sta, mamma mia, che mazzate, ragazzi, che mazzate da quella parte, attenzione. Ok, lui tenta la fireball lì, quella tattica, quella strategica, ma non ha capito che noi abbiamo molto di più. Dai, 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 dai. Si continua dall'altra parte, ragazzi. Attenzione, dall'altra parte. Si infiammano tutto. Si infiamma tutto, ragazzi. Attenzione. Una torre è andata. Una torre è andata. E il nostro avversario soccombe alla potenza del nostro coltello a 1000 gradi. Ok, calmi e concentrati. Siamo di nuovo contro un altro livello 8, il che presume che proprio lo stesso Clash Royale abbia paura di questo coltello surriscaldato. Ma attenzione! Attenzione, questo livello 8 sembra quanto agguerrito a quanto pare. Ok, si va con questo e poi si va anche con quest'altra, ragazzi, la torre infernale, che adesso non farà arrivare nessuno né niente. Sì, me l'hanno detto. Pensava di avere abbastanza potenza di fuoco, ma noi abbiamo ancora più fuoco di lui. Ok, no, non è vero, non è vero. Ce l'ha messo in quel posto, ragazzi. Ce l'ha messo in quel posto. A distruggere il distruttibile, quella torre. Guardate, ragazzi. E la torre cade. E la torre cade perché le pallette di fuoco hanno surriscaldato l'ambiente abbastanza da permetterci di buttare giù quella fantastica torre. Ok, questo potrebbe essere un problema, devo essere sincero. Però noi un attimino ci calmiamo. Ci calmiamo, metto la fireball qui. E magari anche gli scheletrini, perché con i loro coltellini riusciranno ad aiutare alla situazione. Ok, non è vero, abbiamo perso la torre, siamo in svantaggio, ma sono dettagli. Questo mago adesso come ti scombina i piani? Cioè, il mago della vita, il mago della vita lo chiamavano. Guarda, ragazzi, Maga Mago è un genio, sto tizio, è un genio, davvero. Ecco, lo sapevo che avessi buttato questa tizia, ma ragazzi, è schiattata in meno di un secondo. Guardate quel P.E.K.K.A., il super P.E.K.K.A., super agguerrito. E anche la seconda torre cade, attenzione, super fireball, perché la nostra fiamma qui farà fuoco e fiamme. Cioè, l'avete capita, no? Ok, abbiamo anche le pallette di fuoco qui. Vai, pallette di fuoco. Sì, ragazzi, la potenza di fuoco ancora una volta è riuscita a salvarci da una disfatta totale. Ok, attenzione, attenzione, manca pochissimo, ma non riuscirà a contrastare la potenza del nostro coltello infuocato. È arrivato il momento di dirvi qual è l'hashtag per tentare di essere salutati in un mio prossimo video. Dovete scrivere hashtag mannaia, ovviamente lasciare il like, altrimenti il sistema non vi può estrarre perché calcola robe strane. Algoritmo! Attenzione, siamo contro l'alchimista pazzo! Forse costui riuscirà a contrastare il nostro deck. Adesso controlleremo subito, vediamo. Zebrotta! La zebrotta! No, 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 questo è. Non è essere sleali, ma essere pezzi di cacca! Ok, brutta storia, ragazzi, brutta storia. Anche lui ha la potenza di fuoco dalla sua parte. E questo è un problema. Ok, fantastico, fantastico. Il mini P.E.K.K.A. che è più lento di Zia Carmela quando fa il suo
poderoso polpettone. No ragazzi, questa potenza di fuoco al nostro avversario non ci voleva, davvero non ci voleva. Purtroppo anche il nostro avversario ha i suoi assi nella manica. Vediamo un attimino come riusciremo a contrastarlo. No 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 no, mamma mia. Ragazzi, la potenza di fuoco è riuscita all'ultimo a salvarci. Ti ho fregato, ti ho fregato, ti ho fregato sta botta, non me freghi, non me freghi. Ok, mi sta fregando lo stesso, ragazzi, mi ha fregato lo stesso, ma come ha fatto? Non ha senso sta roba, davvero non ha senso. Maledetto alchimista pazzo. E beh, si sapeva che l'alchimista comunque lavora con i metalli, col fuoco, con il ghiaccio. E quindi è riuscito un attimino a scamparsela dalla nostra lama rovente. Ma noi non ci accontentiamo, perché sappiamo di avere dalla nostra una potenza pari al polpettone di zia Carmela ammuffito di 3 settimane. Quindi andiamo a sganciare i nostri coltelli e subito dopo anche le nostre lame. Ragazzi, è un albero di Natale di pura potenza. Guardate quanti danni. Facciamo anche sprecare una roba brutta al nostro avversario, come appunto un super razzo di quelli grossi e potenti. E siamo in vantaggio ragazzi. Scende in campo la lama suprema, che a confronto la katana davvero non gli serve a una beata minchia. Vediamo il nostro avversario come se la cava. Attenzione, attenzione, non sa che abbiamo anche la torre infernale. Tenta di attaccare dalla parte opposta, ma noi contrastiamo con tutto il contrastabile. Attenzione, anche la strega, ma non sa quello che può accadere. Può accadere l'inevitabile, perché si infiamma tutto ragazzi, si infiamma tutto e parte la prima torre. La prima torre ormai è partita, quindi ciao, fai buon viaggio, perché ragazzi siamo ormai in vantaggio. La nostra lama rovente è riuscita fin dall'inizio a far capire all'avversario chi comanda. Ragazzi, siamo noi a comandare, attenzione. Aia, aia, questa ha fatto male, devo essere sincero, questa ha fatto davvero tanto male, ma noi abbiamo... Oh, sì ragazzi, la super tecnicona, e va con la spada rovente che sta appena arroventata da quelle pallettine di fuoco. Qua davvero si fanno i danni con le nostre spadine tutte arroventate. Dall'altra parte ragazzi, attenzione, guardate quanti danni, lo stregone che continua a counterare, la palla infuocata che sarebbe il fuoco o l'essenza dello stesso che riesce a buttare giù tutto e tutti, e della torre infernale che con il suo raggio riuscirà a riscaldare anche il martello di quello stolto di un porco di cinghiale là, quel il domatore. E quindi ragazzi, vedete la potenza, mannaia, quel coltello ragazzi, proprio l'arroventazione del coltello ci permette di proprio sfondare le difese nemiche, manco avessimo una testa di nonno Ernesto. Conseguenza, questo è il deck da coltello a 1000 gradi. Abbiamo letteralmente fuso, distrutto, piegato al nostro volere i player, almeno 3 su 4, perché uno davvero era un alchimista pazzo che era impossibile da battere. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao.